Oggi vi faremo vedere una serie di ferretti, lime e pinzette per manicure, pedicure, estetica. Sono tutti prodotti artigianali, in particolare fatti a Bremana, una località della Valsassina, in provincia di Lecco, dove da 200 anni producono lame per forbici e attrezzi in acciaio di alta qualità. Passiamo a vedere questi ferretti, ognuno ha una forma diversa per una funzione specifica. Questi ferretti sono tutti fatti a mano e ogni dettaglio è curato fino al minimo particolare. Qui vediamo le pinzette per sopracciglia o comunque estetica di varie forme, poi le vedremo nel dettaglio ad analizzare i ferretti. Ora vediamo un ferretto a doppia punta piatta, rettangolare, leggermente diverso l'una dall'altra, perché una è leggermente arrotondata da una parte, mentre l'altra è piatta da entrambe le parti. Servono per modellare le pellicine, modellare l'unghia per poter poi andare a mettere smalto. E l'altra invece a lancia, leggermente curva. Anche qui quella lancia leggermente curva serve anche per andare negli angolini. Ecco qua che vediamo bene nel dettaglio. Serve anche per le unghie incarnite piuttosto che le pellicine, per andare a pulire anche sotto l'unghia, mentre questa è quella piatta rettangolare proprio per spostare la pellicina. Questo invece è un ferretto che ha alle due estremità un pallino, un cerchietto, una parte rotonda, e questo serve proprio per le unghie incarnite, per riuscire ad andare bene sotto l'unghia
senza tagliare, sollevare l'unghia oppure sollevare anche le pellicine, proprio specifico per unghie incarnate. Ora vediamo uno dei ferretti più usati, più apprezzati. Questo ha da una parte una specie di cucchiaio, una forma a cucchiaio proprio per spostare le pellicine, le cuticole, e poi dall'altra parte invece ha un taglio a V che va a tagliare le cuticole. Una parte le solleva, le sposta, e dall'altra invece le taglia. Questo invece è l'unico ferretto della serie che non serve per le unghie, bensì per la pelle. Con questa parte arrotondata in acciaio andiamo a togliere i comedoni, ovvero i punti neri, mentre con questa più appiattita i punti bianchi. È un utile strumento per evitare di andare a toccare la pelle con le unghie, così si evitano infiammazioni e punti di arrossamento. Questo invece è un ferretto ancora per spostare e sollevare pellicine e unghie incarnite. La curvatura della punta permette proprio di andare sotto l'unghia. Questo è un altro ferretto, da questa parte c'è una stretta a lama, un taglio alto, e questo invece è arrotondato sempre per sollevare il ferretto. Ora passiamo alle lime. Lime diamantate di alta qualità, è assicurata una lunga durata di queste lime. Sono molto robuste, non si curvano, non si piegano durante l'utilizzo, ma restano dritte, belle e rigide, e hanno una doppia faccia. Da una parte, lato, la polvere diamantata ha una grana più grossa, mentre dall'altra, per andare a fare proprio il particolare, è un po' più fine, sottile. Abbiamo quattro misure: la più lunga che abbiamo visto 15 cm, poi 13 cm, 11 cm e la più piccola 9,5 cm. Io tutte queste lime, che tutti gli altri prodotti, sono dotati di astuccio per essere facilmente portate in borsetta. Ecco, qui vediamo la più piccola, appunto 9,5 cm.
iniziamo ad analizzare le pinzette. Qui vediamo la pinzetta classica a taglio diagonale, perfetta per prendere peli di ogni tipo, e questa in particolare è la pinzetta a taglio diagonale corta. Qui vediamo la pinzetta a taglio diagonale un po' più lunga, questa misura 9,5 cm, mentre quella che abbiamo visto prima e poi rivedremo ancora 8 cm. C'è chi preferisce la pinzetta un po' più lunga, un po' più corta, è una questione di abitudine. Questa invece è una pinzetta retta a taglio esattamente perpendicolare. Questa pinzetta ha invece la punta arrotondata per evitare di farsi male e per essere utilizzata in parti delicate, anche questa è perfetta nella fattura. Vediamo ora invece una pinzetta a punta molto molto fine. Questa è indicata in particolare per i peli incarniti, oppure anche per altri utilizzi. Ad esempio viene usata anche per chi deve fare dei lavori molto precisi, molto fini. E quest'ultima invece è la pinzetta a gancio, anche questa viene utilizzata per le schegge in particolare. Schegge, spine. Ora invece vi faccio vedere, queste pinzette sono la serie Vanity e queste sono della stessa fattura, tutte a taglio diagonale, però colorate con finitura lucida. Ecco, qui le vediamo nel loro astuccino ed ecco la punta della pinzetta. Diagonale, anche queste sono perfette, presa del pelo assoluta. L'ultima serie di articoli che vediamo oggi sono i tagliaunghie. Qui vediamo tagliaunghie in acciaio inox, questi due, e questi invece sono in acciaio nichelato. Come abbiamo già detto, l'acciaio inox non si ossida. Qui vediamo la fattura di questo tagliaunghie in formato più grande per unghie molto robuste. Questo invece è quello nel formato un pochino più piccolo.
Allora abbiamo il tagliaunghie classico, in acciaio nichelato. E questo invece è il taglia pellicine, molto particolare, precisissimo. Serve proprio per andare a tagliare le pellicine. La punta è fatta apposta per questo utilizzo. Ecco qua, ora vi saluto e ci rivediamo per il prossimo video. Arrivederci a tutti!